Siamo con Alessandra Barreca, una delle protagoniste della partita di oggi, anche se subentrata nella ripresa. Hai dato comunque un valido contributo alla squadra, siete ancora riusciti a portare a casa un risultato tutto sommato positivo. Beh, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra comunque ben organizzata. Credo non abbia giocato benissimo oggi il Bardolino e questo un po' ci ha facilitato. Noi comunque siamo consapevoli della nostra forza e siamo contenti di riuscire ancora a mantenere questa imbattibilità in casa, perché è una cosa veramente importante che non si riscontra molto facilmente in qualsiasi sport. Insomma, sono 28 mesi, mi pare, se non sbaglio, che riusciamo a non perdere in casa, ed è portarlo avanti giornata dopo giornata è veramente un gran traguardo. Oggi rispetto alle altre gare però abbiamo visto una prestazione un po' diversa, forse complice anche la tensione agonistica, la carica proprio emotiva che molte di voi hanno dimostrato. Sentite del fatto che forse questa partita è anche fin troppo sentita? Beh, sinceramente non penso sia stata molto il problema, il motivo principale sia stato l'averla sentita troppo la partita. Probabilmente c'è il fattore caldo che sta pian pianino arrivando, si fa sentire. Il campo è difficile comunque giocare su questo campo, perché non ti permette di giocare bene palla, far verticalizzazioni. Uno ci prova sempre, però Non sempre è possibile, e credo che alla fine, quando si incontrano squadre forti, dire la propria per tutta la partita o comunque riuscire sempre a fare una gran prestazione sia pure difficile. Noi cerchiamo sempre comunque di metterci l'impegno e la concentrazione, poi ben venga il buon risultato, quello è importante. Poi le prestazioni contano tanto anche quelle, però diciamo alla fine contano i 3 punti. Oggi con il Bardolino un punto era importante, anche se volevamo vincerla, perché per avvicinarci un po' di più a loro e anche per allontanarci da Riviera di Romagna, che ancora non so cosa ha fatto, però spero abbia perso, che insomma ci stanno dietro. Speriamo di continuare bene, di riprenderci magari da questo periodo un po' buio sotto l'aspetto del gioco. Da ora alla fine le ultime 2 partite saranno con squadre che lottano per non retrocedere, tutto sommato. Avreste mai immaginato all'inizio del campionato che non sarebbe stata una partita sentita questa, ma che sarebbe stato uno scontro diretto contro il Bardolino e contro le altre squadre di alta classifica che avete affrontato finora? Beh, se non è una neopromossa è sempre difficile fare pronostici su dove si vuole arrivare o quale siano. Insomma, puntare a obiettivi il primo anno, obiettivi alti, importanti, il primo anno di Serie A è sempre un po' difficile, si ha quasi paura a inizio anno a porsi obiettivi appunto come un 5º posto, che è ottimo in questo campionato, anche perché comunque le squadre ci stanno sopra, sono squadre che hanno una storia dietro, sono squadre titolate che hanno vinto tanto in passato e che continuano a vincere, con giocatrici importanti, molto forti, tante della nazionale. E sicuramente noi sapevamo di essere una gran squadra, abbiamo scoperto col tempo di essere anche un gran gruppo, e i risultati pian pianino con il lavoro sono arrivati e siamo contenti, perché insomma vivere un 5º posto ci rende anche molto più tranquilli rispetto a una salvezza che magari dovevamo conquistare. Noi partita dopo partita ce l'abbiamo messa tutta e ora i risultati sono dalla nostra parte. È obbligatorio chiedertelo, soprattutto farti i complimenti per la convocazione che è arrivata in settimana insieme a Casbrook, alla fine del campionato parteciperà proprio al campionato americano. Come, insomma, le tue impressioni e in che modo hai accolto questa notizia? Beh, sicuramente sono contenta, è sempre stata un'esperienza che mi sarebbe piaciuto fare, perché ti metti in gioco in un campionato diverso con persone diverse. Saremo mezza squadra italiana e mezza americana, e comunque sarà sicuramente diverso rispetto all'Italia, perché è un tipo di gioco diverso, ambienti diversi, credo potrà essere una grande esperienza. E naturalmente fino al giorno della partenza, che sarà il 3 giugno, sono qua a Napoli, quindi per ora pensiamo a fine campionato e la Coppa Italia, speriamo di andare avanti il più possibile e poi
ci darà questa esperienza. Grazie.